Care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Santenchan, e ci ritroviamo ancora una volta in questo episodio per parlare niente poco di meno di qualcosa che ci tormenta tutti in questo periodo dell'anno e che ci dà tanta gioia, ma soprattutto tanti dolori, tanti grattacapi. Perché c'è traffico, non si circola bene per le strade, bisogna andare con i mezzi, perché se no non trovi parcheggio nel centro, ci sono liti furibondi ovunque, i centri commerciali sono pieni, i negozi affollati, non si trova mai quello che si cerca, bisogna ordinare in tempo, dai un anticipo e poi non ti arriva, e sto parlando proprio di quello che voi già sapete, del regalo natalizio. Siamo sotto Natale, oggi ne abbiamo, me lo ricordavo, però è un lapsus, 18 di dicembre, giovedì, qua sono le 14:19, 18 dicembre, giovedì, 14:19, è veramente, la gente tutta impazzita. Tutti escono con un'incazzatura perché, per esempio, il problema dei regali elettronici è che se aspetti Natale comprandoli un mese prima, magari dopo non te lo cambiano perché ti danno 72 ore, una settimana. Allora tutti a provare il regalo di Natale, magari c'è qualche imperfezione, non capiscono come funziona, ritornare al negozio e farselo spiegare perché non è per loro ma per il nipote. E tutto un traffico, incidenti, liti, addirittura gente che si ammazza, si strozza, non riesce a trovare il regalo perché gli danno descrizioni molto precise i bambini. Allora io, purtroppo, la nostra famiglia non avrà questo problema. Perché? Beh, perché io sono disoccupato, viviamo ad una fonte di ingresso minima e quindi non ci sarà nessun regalo. Però lo stesso vi voglio parlare del mio regalo di Natale, cioè di quello che ho idealizzato. Già vi ho detto in un video precedente che mia madre, l'ultimo regalo di Natale che mi ha fatto l'anno scorso, mi ha regalato un tablet, l'Eurocase, che purtroppo me l'hanno già riparato negli ultimi mesi più di 8 volte e ancora c'ha delle imperfezioni. Per esempio, lo accendi c'è meno il 50% di carica quando lo hai messo sotto carica tutto il tempo. Di nuovo la placca madre difettosa perché gliel'hanno cambiata 4 volte, ma sembra che non è servito a niente. Poi non registra l'audio e poi non accetta, diciamo, l'USB nella micropresa che ha, non funziona. Quindi un consiglio: non comprate Eurocase. Ma poi un'altra cosa, che quale regalo di Natale mi piacerebbe ricevere? Beh, adesso con l'esperienza che ho e che vedo che non sono tanto attendibili i tablet, o un tablet di 1.000 euro, o un notebook, o un netbook, sempre per quella cifra, oppure un phablet, cioè un cellulare tablet, tipo il iPhone, l'iPhone 6 Plus della Apple, il Note 4 della Samsung Galaxy Note 4, oppure un G3 della LG. Quelli sono i cellulari che mi piacerebbe ricevere, i tablet che superino i 1.000 euro, perché se no sono tutte delle chiaviche. E certo, purtroppo nessuno me li potrà regalare. E vi vorrei chiedere a voi che guardate, che trovaste la maniera di mandarmi degli accessori per potermi continuare a filmare, ma credo che sia molto difficile. Invece una maniera molto facile di farmi il mio regalo di Natale, voi ce l'avete attraverso YouTube. Mi hanno detto che ogni 1.000 visioni ti mettono da parte un dollaro. Se si arrivano a 100.000 visioni per video, sono 100 dollari. Allora, perché io possa avere 1.000 dollari, meno di 1.000 euro,
almeno al cambio attuale, vi chiedo a tutte e tutti voi, in questo clima natalizio, che tutti sono più buoni, che tutti vogliono fare della bontà e del bene verso gli altri, di passare un po' del vostro tempo guardando tutti i miei video che ho caricato con grande sforzo per condividere con tutti voi e tutte voi le mie idee, le mie esternazioni. E quindi, come dire, guardate tutti i miei video, che sono più di 450, alcuni dei quali durano, però, perché sono solo audio, un'ora e mezza. E poi condivideteli, commentateli, votate mi piace e metteteli nelle cartelle di riproduzione. In questo modo si potrà arrivare di sicuro a superare almeno una barriera minima per la quale mi inizino a pagare almeno 100 euro, così pago qualche spesa. E poi magari, se voi guardate, condividete e commentate e votate mi piace i miei video, magari anche i vostri contatti faranno lo stesso. Io ho già dei video che li hanno visti 14.000 volte, 2.000 volte, 5.000 volte, però purtroppo la maggior parte dei video li hanno visti 300 o 500 volte. Alcuni li hanno visti 12 volte, a volte non li hanno visti manco delle volte. E quindi niente, volevo parlare in generale dei regali di Natale, però tutti voi sapete cosa volete, anch'io so cosa voglio, però io non me lo posso comprare. Allora ho detto, perché non sfruttare YouTube come un social media e non lanciare un appello? Come si diceva una volta, un'azione benefica, no? Un appello all'aiuto umanitario. E in questo caso, ipocrisie a parte, modestia a parte, l'aiuto umanitario che necessito lo necessito io. E quindi poi magari in un futuro potrò anche fare dei video di coscientizzazione per cause terze, però in questo caso il video di coscientizzazione serve per coscientizzare della mia situazione. Infatti fra poco forse mi si fonderà il computer, il tablet già è rotto, che era nuovo l'anno scorso, i cellulari diventano una chiavica, questa filmatrice Ilarga VC Japanese Video non so che, forse si manderà a farsi fottere fra poco, e quindi non mi resterà più nulla, e c'ho tutti gli accessori vecchi. Un appello alla coscientizzazione passa per dirvi: volete aiutare qualcuno per Natale? Volete divertirvi nel farlo senza pagare nulla? Allora guardate tutti i video di Sant'Enchan, cioè i miei, perché così mi vado avvicinando alla soglia nella quale YouTube mi paga qualcosa. Poi si tratta solo di 100 dollari. E quindi questo è un video anticipazione del mio regalo di Natale. Perché se ci avrò esito, naturalmente vi starò parlando del regalo di Natale che, grazie all'aiuto di tutte e tutti voi, che già mi avete visto più di 76.000 volte video nel canale, potrò farmi. E farò un secondo video quando arriveranno i 100 dollari di YouTube, o 200 o 500, dicendovi come avrò speso quell'ammontare. Quindi, detto questo, poi vi dico, voi guardate il video per potermi aiutare ad avere il regalo di Natale, e guardate gli altri, ma soprattutto in questo video lasciate il commentario: che cosa vorreste che io mi compri per Natale? Perché giustamente non dovrete darmi denaro, però guardando tutti i miei video voi mi aiuterete a avvicinarmi alla soglia critica nella quale YouTube già inizia a pagare. Allora vi chiedo, se per favore
potreste dirmi quale regalo vi piacerebbe farmi, se un cellulare, che marca, che modello, per quale ragione, se un tablet, se un computer, se una filmatrice, una camera fotografica, uno smartphone, un cellulare, non so, anche cose che non siano elettroniche. Però io devo rinnovare il mio parco tecnologico, perché sta tutto è vecchio, obsolescente. Quindi fate il vostro contributo. Io fino a pochi anni fa, questo è un bastone che ho comprato prima del 99 da passeggio, e adesso già da qualche mese lo devo usare perché mi si è complicato il piede. Faccio della chinesioterapia, come avrete potuto vedere dai miei video, e prima non l'ho mai usato, l'avevo comprato per sfizio. Allora mi raccomando, commentate per sapere se voi mi potreste omaggiare ad un cellulare, di quale marca, se l'iPhone, il Samsung, e per quale ragione quel cellulare, perché meglio, peggio, c'ha migliori applicazioni. Però ecco, vi prego, per rispettare il titolo del video, il mio regalo di Natale, quello che vorrei io, è un phablet, cioè un cellulare tablet, oppure una laptop, perché già avere un tablet mi ha un po' deluso, perché funziona come il cavolo quello che ho. Non so se ci siano migliori che non si rompono. E poi, per aiutarmi a uscire da questo impasse, guardate tutti i miei video e commentateli, e così magari YouTube mi dà il denaro per avere un regalo di Natale, perché quest'anno proprio non possiamo farci nulla. Detto questo, vi ringrazio a tutti quelli che hanno visto dei miei video in precedenza e a tutti gli iscritti di seguirmi, perché realmente mi motivano giorno dopo giorno a andare avanti. E poi, perché grazie veramente a tutte e tutti voi. Io da 12 anni volevo essere scrittore, però mi ha sempre demoralizzato il fatto che trovare un editore che ti pubblichi è veramente molto difficile. Adesso cerco di esprimermi così, e veramente grazie a tutti quelli che commentano i miei video, che mi appoggiano, che mi sostengono, che mi commentano, che mi votano mi piace. Ho ricevuto molti voti positivi, e che guardano i miei video e che mi seguono. Io adesso devo ritornare più spesso in Facebook, in Google Plus, però mi potete trovare in Instagram e forse in Kick. Ciao! Mi raccomando, il mio regalo di Natale, rendetelo possibile guardandomi.